Carissimi tutti, voi siete fortunati, io sfortunato, perché avevo scritto qualcosa e ho dimenticato il foglio. Quindi siete fortunati perché dirò molto di meno di quello che forse con uno scritto davanti avrei aggiunto. Vi ringrazio perché siete qui a vivere con me questo rendimento di grazie. Ringrazio tutti voi, fratelli e sorelle. Ringrazio forse degli amici che vengono da Lecce, da qualcuno, da Termoli, da Foggia, Manfredonia, siete qua. Ringrazio in particolare i miei fratelli presbiteri. Il Signore mi ha dato la grazia di ordinare nelle quattro diocesi 71 sacerdoti e un vescovo, poi mi correggerò dopo. E che meraviglia, che ricchezza di grazia. Quanta abbondanza di benedizioni il Signore ha riversato anche attraverso il mio ministero sulle chiese nelle quali l'obbedienza mi ha inviato. C'è un grazie particolare per i cari padri cappuccini. In fondo, in qualche modo, mi hanno sponsorizzato, in qualche modo mi sento parte della vostra famiglia. Mi date la possibilità ogni giorno di celebrare l'Eucaristia, di vivere il sacramento della misericordia. Doni immensi, meravigliosi. Tutto questo mi libera da un rischio, quello dell'abitudine, della suefazione. In questo santuario, in questo luogo, dove per tanti anni San Pio ha celebrato come sacerdote vittima il mistero dell'Eucaristia, c'è qualcosa di diverso. Non puoi abituarti. Ogni Eucaristia è una meraviglia, è qualcosa di stupendo, di unico. Non ti abitui, ogni mattina risenti la gioia di offrire il santo mistero. Carissimi padri, ve l'ho detto una volta, io sono anche terziario, quindi in qualche modo appartengo adesso ancora di più a questa famiglia che mi accoglie come fratello, fratello maggiore, 80 anni lo posso dire. Un grazie particolare all'arcivescovo Franco, che oggi, come sempre, mi è vicino con la sua fraternità. E poi ci sono due vescovi interessanti. Il vescovo che mi ha salutato, quante storie ha detto, bisogna perdonarlo, è uno dei miei sacerdoti, è il vescovo che mi ha aiutato ad entrare nella sconosciuta diocesi di Lecce. È stato il mio vicario generale per 4 anni, poi il Santo Padre lo ha nominato vescovo. È lui che poteva scegliere chissà quali cardinali, ha scelto di essere consacrato dal suo vescovo. Grazie per questo, carissimo Don Fernando. Poi il Signore non finisce di sorprenderci. E c'è un altro giovane vescovo. Stamattina, incontrando i sacerdoti, dicevo che lui è al terzo giorno, no, veramente è il quarto. È stato ordinato vescovo il 12, domenica, nella Basilica di Collemaggio all'Aquila come ausiliare del Cardinale Arcivescovo dell'Aquila. E c'ero anch'io. Una bella sgroppata tra i vescovi che hanno imposto le mani. Gli ho imposto le mani da diacono, gli ho imposto le mani 14 settembre 1996 come ordinandolo sacerdote. E gli ho imposto le mani l'altra sera come vescovo. Vedete quanti doni il Signore fa, che miseria di risposte, purtroppo. Sì, è vero, è troppo grande quello che il Signore opera nella vita di ciascuno di noi, laddove sappiamo rispondere al mistero della sua grazia, che entra nella nostra vita, ma ha bisogno che ci apriamo un po' di più a questa grazia,
che non diventiamo avari in quella immensità di ricchezze e di misericordie che il Signore dona a ciascuno di noi. Tra gli appunti che avevo scritto, adesso mi ricordo qualcosa. Io amo una consonante dell'alfabeto, la lettera S, perché in ogni diocesi i preti poi si divertivano a cercare qualcosa di mio. Nella diocesi di Termoli, ormai ero famoso, i frammenti. Nella diocesi di Lecce, la consonante, la S, sacerdote, ma il sacerdote che si connota nel suo ministero di tre altre S: salire, stare, scendere. Nella lettera pastorale che vi ho scritto per il 50° di ordinazione, salire. Noi sacerdoti siamo chiamati a salire. Dove? Dobbiamo andare incontro a Lui, ci chiama. Ma partiamo dalla nostra realtà, dai nostri limiti, dalla condivisione di una storia, molte volte una storia avara, difficile, sofferta. Raccogliamo le istanze, le domande di tanti. Io ricordo un episodio quando, giovane prete, sono stato un mese e mezzo nel deserto del Sahara ed ero incuriosito perché, entrando nel villaggio, trovavo sdraiato per terra, secondo l'uso degli arabi, una persona. Passavano davanti a lui la gente del posto, si chinavano, bisbigliavano qualcosa e poi lasciavano. Chi buttava una monetina, chi buttava un arancio, qualche foglia di insalata o di verdure. Incuriosito, ho voluto capire cosa significasse e chiesi a fratel Carlo Carretto, che stava lì nel deserto con me, chi era quell'uomo. Era chiamato un marabout, un uomo di preghiera. Qual era il suo ministero? La gente andava da lui e chiedeva preghiere e viveva delle offerte. Anche venite a noi tante volte, chiedete preghiere. Ed è la cosa più bella. Io ricordo anche da vescovo, tutte le volte che incontravo le persone, la raccomandazione, ma per la preghiera. Mi sentivo coinvolto in un'avventura che coinvolgeva questo mio fratello, che invocava il mio aiuto perché potesse arrivare la sua invocazione in alto. Sì, raccogliamo. E cosa facciamo dopo aver raccolto? Nell'Eucaristia, nei sacramenti. Saliamo. Il Signore ci invita a salire sulla Santa Montagna. Dobbiamo andare a Lui e portare quello che ci avete consegnato e rimanere. Un po' quello che si narra nel primo libro dei Re del profeta Elia. Il profeta Elia che sale sulla montagna dopo la traversata del deserto, e la voce del Signore gli dice: esci e sta alla mia presenza. Saliamo portando il peso delle nostre miserie, gliele consegniamo a Lui e attendiamo. Lo contempliamo nel silenzio. E Dio parla nel silenzio, nel chiasso no. Quando siamo soli, la Sua parola ci giunge e ci trasforma e ci impegna in una revisione di vita che deve essere la vita nuova con la quale ci dobbiamo presentare a coloro a cui ci manda, scendendo. Torniamo a stare con voi. Torniamo a riprendere il nostro cammino, ma forti di questo incontro con il Signore, carichi di quella grazia che ci ha consegnato e che vi dobbiamo portare, che vi dobbiamo distribuire. Che meraviglia allora la nostra vita, fratelli e sorelle. Carissimi presbiteri delle quattro diocesi, tutti quanti voi che siete qui, riscopriamo la bellezza di questo ministero, di questo camminare, salire, stare, fermarci davanti a Lui. Fermiamoci un po' di più, abbiamo tanti impegni, la pastorale, le iniziative, ma l'impegno maggiore è stare davanti a Lui perché ci deve parlare, perché dobbiamo portare la Sua volontà, la Sua parola a voi, perché la vita cambi, perché si rinnova un atteggiamento a volte di una sorta di autosufficienza per cui non abbiamo bisogno,
abbiamo bisogno continuamente di questa grazia che ci viene a raggiungere. Ecco, questo è il nostro ministero, questa è la bellezza del nostro essere sacerdoti per voi e con voi. E vi dico questo rendendo grazie al Signore per questa data. Carissimi fratelli, io dico, il Signore è stato generoso con me, 80 anni. Il Signore dice 70 è la vita dell'uomo, 80 per i più robusti. Poi non dice più niente. Allora da oggi, oggi è il primo giorno di proroga che mi dà il Signore. Ogni giorno è il giorno utile perché possa salire e rimanere definitivamente in alto, ma ci arriverò con difficoltà. Perciò vi chiedo, pregate per me, per le mie miserie, per i miei peccati, perché con gioia possa andare incontro a Lui, ma sono certo che andando incontro a Lui ci sono due fermate. La prima sosta, ne sono certo, glielo chiedo da anni, troverò San Pio. Lui ha detto che non entrerà nel paradiso fino a che non passi l'ultimo dei suoi figli. Ci sono anch'io tra i suoi figli e ho questa garanzia. Più avanti troverò colei che il Signore ci ha donato, l'abbiamo ascoltato dal Vangelo, la Vergine Santa. Donna, ecco tuo figlio, è una madre interessata alla nostra vita, è una madre che si prende cura di noi. Figlio, ecco tua madre. La traduzione dice, e il discepolo la prese con sé. Una esegesi di San Bonaventura non dice la prese con sé, è inutile stare a spiegarvi il significato della parola sua in sua. La prese come madre, ecco la nostra madre. E una madre non accetterà mai che qualche suo figlio si perda. Pregate per me. Io continuerò a pregare per voi, perché adesso sto sulla Santa Montagna. Il mio tempo è soprattutto quello della preghiera e della invocazione per tutti quelli che il Signore mi fa incontrare ogni giorno. Grazie a te, Signore Gesù, grazie a te, San Pio, per questi doni di grazia che in questi anni accompagnano l'ultima tappa del mio cammino. Pregate perché sappia dire sempre di sì ad ogni chiamata, sappia dare tutta la mia generosità a qualsiasi ministero richiesta mi viene invocata in nome del mio essere sacerdote del Dio Altissimo. Grazie a tutti voi.